Salve, volevo intanto ringraziarvi per tutte le iscrizioni che ho avuto in questi giorni, anche perché tutto quello che ho fatto perché YouTube ha cambiato delle regole e purtroppo non si può monetizzare più. Però cercherò di fare qualche cosa anche perché mi piace questo canale e vorrei anche farvi vedere qualche cosina che si possono fare. Chi vede questo video, se per favore può mettere un like e si può iscrivere a questo canale. Ringrazio di nuovo a tutti e vediamo oggi la modifica al Sonoff per una serie civile o tutte le serie civili, molto semplice perché è manualità, ma anche semplice se uno sta a guardare il video ci riuscirà benissimo. Ok, incominciamo. Thank you.
fatto il video con tutte le operazioni fatte e siamo arrivati a questo punto qui. Saldature. Questi saranno i morsetti dove collegare il pulsante della nostra serie civile che sarà montata a casa. Non so se si riesce a vedere, ok. Modificando quello e più dobbiamo modificare questa parte qua per far alloggiare i morsetti qua dentro. Quindi avremo l'entrata della corrente, l'uscita per l'utilizzatore e questi sono i due fili per collegare il pulsante. Alla fine avremo questo qui. Ok. Il montaggio, sempre con la nostra spina, il nostro pulsante della serie civile, che noi abbiamo nella nostra 503, cassetta 503 o incasso per esterno, e la nostra presa per l'utilizzo. A questo punto vediamo come funziona il pulsante ausiliario che abbiamo installato in questo sonoff. Colleghiamo, lampeggia, ok, già pronto. Prendiamo la nostra lampadina, la colleghiamo. Vediamo che dovete mettere che questo pulsante sarà inserito nel pozzetto 503. L'ho messo qua così lo posso far vedere anche l'utilizzo. Basta schiacciare, si accende e se vediamo anche sul cellulare si accende e si spegne in automatico il vostro dispositivo, che ovviamente possiamo anche spegnere, riaccendere, spegnere, oppure dal tastino, cioè al suo tastino, quello suo, dove abbiamo saldato, diciamo, i due fili, accendi e spegni. In questo momento ho due sonoff collegati, uno per un caricabatterie per il moto e un dispositivo per la prova per far vedere come funziona. Quindi questo è quello che volevo farvi vedere. Prossimamente farò vedere qualcos'altro ancora. Non so se lo farò su sonoff, ma di sicuro su una particolare, una telecamera IP cam con SD. Come si fa l'installazione e la configurazione, molto semplice, tranquilli, non è molto, molto difficile. Di nuovo grazie per le iscrizioni e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie.